In soli 6 anni Quotidia si è affermata nel campo del fotovoltaico e specializzata nella gestione e fornitura di pannelli solari. Una piccola azienda che oggi conta 15 dipendenti ma può già vantare 3 sedi negli Stati Uniti e guarda con interesse al mercato russo e agli Emirati Arabi. Un rapido successo che si basa sull'innovativa formula chiavi in mano. Sentiamo in cosa consiste. Andiamo ad analizzare le realtà, in particolare le aziende, dal punto di vista del processo produttivo. Facciamo un audit energetico dell'azienda e dimensioniamo l'impianto fotovoltaico in base alle esigenze effettive. L'analisi che facciamo all'azienda è più approfondita di un normale controllo delle bollette dei consumi, ma andiamo ad analizzare il processo produttivo e riusciamo ad arrivare a dare dei consigli all'azienda per ottimizzarlo nell'ottica dell'efficientamento energetico. Cioè produrre quando c'è il sole? Quello sarebbe il massimo, cioè far partire la linea produttiva quando c'è il sole. Una strategia vincente che ha portato uno dei 2 soci fondatori, Diego Porzio, a concorrere al prestigioso premio di miglior imprenditore dell'anno 2012. Abbiamo lavorato duro, nel senso che le persone qui hanno veramente fatto straordinari su straordinari, ma siamo stati molto flessibili. Siamo stati molto snelli nel gestire progetti anche grandi, utilizzando risorse anche esterne, quindi imprese locali, magari anche in difficoltà, imprese di elettricisti, imprese edili in difficoltà con poco lavoro, le abbiamo recuperate, le abbiamo utilizzate in subappalto per realizzare questi impianti. La marcia in più di Quotidia, basarsi sul lavoro di giovani professionisti impegnati nell'innovazione. È un progetto innovativo che lanceremo, penso, inizio anno. Si chiama PV Rent e si tratta di noleggiare l'impianto alle aziende che in questo momento non hanno la liquidità o non hanno l'accesso al credito. Noi realizziamo l'impianto per loro, è intestato a loro, ma i materiali sono a noleggio, loro ci pagano un canone e con il canone garantiamo un risparmio sulla bolletta elettrica. Sentiamo dall'imprenditore qual è oggi la maggiore criticità da affrontare. Le normative sono cambiate continuamente in questi anni, anche in corso, quindi ci hanno creato parecchie difficoltà. Fatta una normativa dovrebbe avere un po' più tempo di validità, invece continua ad essere cambiata nel tempo e ci crea delle difficoltà.